E di edifici lesionati dal terremoto a Carapelle e Calvisio ce ne sono molti e si pensa alla ricostruzione. Lo so che non sono solo, anche quando sono Carapelle e solo, Calvisio, un io lo piccolo so comune che dal non grande sono coraggio. solo, Il sisma del 6 anche aprile quando dell'Aquila non lo ha risparmiato. sono solo. Il 40% delle case è andato distrutto, il centro storico è chiuso, ma i poco più di 90 abitanti si sono rimboccati le maniche da subito in una sorta di autogestione coordinata dal sindaco. Un grande condominio, una grande famiglia, di quelle che però non litigano mai, precisano. A più di 3 mesi dal terremoto si attende la ricostruzione. Si vive in roulotte o nelle poche case rimaste in piedi. La speranza, quella c'è, non può venir meno, dicono i residenti del comune più piccolo d'Abruzzo e del centro-sud Italia. Ce la battiamo con Montelapiano, in provincia di Chieti, precisa il sindaco Domenico Di Cesare, offrendoci di pranzare con loro in una domenica particolare. Le case non le sappiamo costruire, ironizza con amarezza, in compenso sappiamo cucinare. La ricostruzione è quello che hanno detto gli altri. Io ho fiducia perché poi comunque hanno dato, già hanno versato nelle casse del comune da più di 15 giorni una quota di 500.000 euro per le prime ricostruzioni per le ALE e BLC e hanno versato i 250.000 euro per lo sgombero e la messa in sicurezza del paese. Quindi i soldi ci sono. La maggior parte dei residenti vive qui in un posto dove la comunità organizzava feste che si chiama l'Agliura. È la scintilla che scaturisce dal tizzone acceso, insomma, quella scintilla che scappa, che scatta lì sul tizzone. Il fuoco non si spegne nemmeno dopo il terremoto. No, È da Vitulazio, nella provincia di Caserta, un gruppo di ragazzi ha adottato Carapelle Calvisio e ieri si è pranzato tutti insieme. Dopo il terribile terremoto, noi abbiamo trovato qualche notizia su internet, abbiamo individuato questo piccolo paesino e ci siamo mossi noi giovani. Così è nata una vera e propria collaborazione tra le pro loco del piccolo centro abruzzese e del comune campano. Quando è che potrete tornare nelle vostre case? Quando ci danno l'utilità, il sindaco, ognuno ha perso la casa e non mi fanno dispiacere. Lei è nato qui a Carapelle? Sì. Nato qui a Battito di un cuore dentro al L'unico paese a petto. non avere tendopoli, in che senso? Il sindaco ha organizzato tutti quanti in maniera molto familiare, insomma così, e li ha ricoverati in una struttura che normalmente viene usata per le feste. E a proposito di feste, il 7 agosto si svolgerà come ogni anno la festa messicana all'imbocco del paese, con musica in tema, degustazione di piatti tipici e per assaporare soprattutto di nuovo il gusto della normalità. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo.